L'eremo del Celso, qui a questo antico Celso quale sta per rinascere, vogliamo fermarsi a dedicarsi a tre domande. Sono tre domande esistenziali che ritornano sempre nella nostra vita. In ogni fase riarrivano e ci danno la possibilità di fermarsi e provare di dare una risposta. E penso anche che queste tre domande non ne riesco rispondere subito. Vorrei vivere un po' con loro come viviamo con le piante. Con il tempo ci danno il frutto. La domanda: da dove vieni? Penso qui a guardare con un sguardo amorevole verso la mia biografia, verso la mia vita. Guardare con un sguardo d'amore verso quello che ho vissuto e intracciare tutto quello che è un nutrimento per la mia vita di oggi. Così per me guardare la biografia trova senso. Devono essere sorgenti, come i radici dell'albero. Non sono morti, sono le cose più vecchie dell'albero. Portano la linfa per la vita di oggi all'albero. Per quello è la ricerca amorevole. Da dove vieni? Come ti hai formato la vita? Cosa ti porti dalla tua vita? In quello di oggi che sarà il futuro domani. Poi, dove vai? Quella domanda è grande, quale forse posso rispondere, ma qualche volta non sono io che risponde, è la vita che mi risponde. Penso anche, la vita mi dice dove andare, me le fa capire, vieni qua, la vita mi chiama. È bello fare quell'intreccio, come due mani, quello che voglio io. È anche importante di sapere cosa vuoi. E poi avere l'umiltà di ascoltare anche cosa vuole la vita di me. Poi penso anche qualche volta a questo momento dove sono perplesso e dico semplicemente, boh, non lo so. Dalai Lama mi invita di ragionare così e mi piace tantissimo. Lui dice, quando non sai dove andare, ricordati da dove vieni, perché la mia vita che ho fatto mi dà un lancio, mi dà già un impulso per dove andare. E la terza domanda, quella forse un po' più tosta, intensa, sai, a chi rendi conto? Posso rispondere su vari piani, no? Piano mio, quello della coppia, della relazione, dell'amicizia, forse della comunità, ma anche quello più spirituale. Penso ci dà molto forza di sapere a chi vogliamo dare, rendere conto, con chi siamo in un dialogo, con chi parliamo sulla nostra vita, con chi condividiamo il senso della vita, cos'è il mio riferimento. Bello pensare anche al mio immagine di Dio. E se penso a San Benedetto che dice le domande importanti delle vite che portano alle decisioni, risponderle così per essere soddisfatto al tuo ultimo giorno. Per quello anche l'arcobaleno della mia vita, tutto questo tempo, pensarla anche dal mio ultimo giorno, per essere sereno lì, per poter fare l'ultimo passaggio
in serenità e libertà. Penso anche a quello mi può aiutare. Così queste tre domande mi invitano a fermarmi e di completarmi e forse portarle con me in tasca queste tre domande e continuare a vivere un po' e vivendo troverò forse anche le risposte più profonde. Anche il viaggio più lungo inizia con il primo passo. Non preoccuparti per quanto sarà lungo il tuo viaggio. Pensi il tuo cammino come un arcobaleno. Sei partito con la nascita e arriverai in fondo. E sai, la mamma ce l'ha già detto e la favola ce la racconta. Dove tocca l'arcobaleno c'è un tesoro nascosto. Bello pensarla ampio così. Per quello non preoccuparti. Fai semplicemente il tuo primo passo.